Bella a tutti ragazzi, sono Mirko e bentornati su Gameplay Channel e su Life is Feudal Forest Village. Allora amici, proseguiamo la nostra serie su Forest Village come eravamo rimasti. Dunque, io avevo delle persone che stavano lavorando nella cava di argilla e va bene, perché volevo appunto come scopo costruire la capanna del guaritore. Dove cavolo è che non mi ricordo? Cacchio, ecco qua. Allora, che ci costa un casino: 160 di argilla, 390 di pietra, mamma mia, e un fottio di legname, 450 addirittura di legname. Comunque siamo all'inizio della primavera, per cui a questo punto metterei assolutamente due contadini qua. Ok, andiamo un attimino a vedere. Vediamo un po' le persone. Io toglierei magari uno di qua. Ok, uno lo metterei qua al campo, così inizio ad andare subito a fare le mele, che non sarebbe assolutamente male. Ok, ok. Così riprendiamo anche assolutamente all'agricoltura, quindi a fare risorse per quanto riguarda frutta e verdura. Qua cos'è? Vabbè, la capanna del raccoglitore, che francamente non è che me ne faccio un granché. Qua hanno in realtà uno sbotto di risorse da prendere, solo che non ho più persone per fargli prendere ste risorse. Allora, qua chi che avevo? Carbonaio. Tra l'altro ho anche finito nuovamente i vestiti, quindi mi toccherà mettere anche qualcuno a prendere i vestiti. Questo è il contadino, è ok. Allora, io al momento toglierei quello che fa il carbone, perché tanto per adesso non ci serve. Metterei piuttosto il sarto, di modo che mi faccia un po' di vestiti. Tanto lino ne abbiamo ancora un po', non ne abbiamo tantissimo, e quindi poi dovremmo anche fare magari anche un nuovo campo in cui andiamo appunto a coltivare del lino che ci serve per fare i vestiti. Ok, allora andiamo avanti un po' veloce, così vediamo un po' cosa ci combinano. Ok, l'argilla la stanno prendendo. Volevo appunto fare poi la bottega del guaritore. Il problema è che la bottega del guaritore ci costa un fottio di argilla, di pietra e anche di tronchi. Quindi dobbiamo un po' vedere come organizzarla, ragazzi, perché la bottega del guaritore io la farei, perché comunque è un qualcosa di assolutamente essenziale. Il problema è che non ho persone, sempre il solito discorso. Purtroppo ci mancano le persone per poter fare le cose. Chi posso togliere? Allora, il sarto sta facendo, sì. Ok, il sarto qualcosa la sta facendo, va bene. Non è che ho nessuno da togliere, cioè potrei togliere magari un cacciatore. Potrei eventualmente togliere un cacciatore e vedere così se la persona libera riesce a tirarmi via un po' di alberi e andare a prendere un po' di risorse. E dovrei poi fare anche la cava di pietra. Però anche per quella, ragazzi, diventa un po' problematico. Allora, io farei intanto anche disboscare un po' di roba qua, che tanto sinceramente non ci interessa. Vai, così almeno tirami via un po' di alberi, un po' di cose, almeno vai a prendere anche un po' di risorse qua. Diamogli magari la priorità a queste risorse. Ok, facciamo così. Andiamo magari a dargli un po' di priorità. Ok. Così mi va a tagliare prima questa, almeno riusciamo sicuramente a cavarcela meglio. Qua le patate, ok, abbiamo già due persone, qua ne abbiamo una, che è il massimo consentito. Va bene. Io in realtà, ragazzi, sto registrando questo gameplay quando il precedente non è ancora uscito, quindi non so appunto poi cosa mi avete scritto riguardo al cibo e queste cose qua. Come detto, occhio al temporale. Come detto, continuo a ripetere che a me sembra che il consumo comunque di cibo sia decisamente diminuito rispetto a prima, quindi
può essere che appunto ci siano state delle, insomma, un po' di modifiche. Del resto, aggiornamenti ce ne sono stati tanti, per cui è anche probabile che abbiano sistemato un po' la cosa, perché effettivamente prima il consumo di cibo era veramente, veramente troppo. Invece vedete che adesso, nonostante abbiamo solo 6 cacciatori, comunque riusciamo, e 6 pescatori, riusciamo comunque a tirare su un bel numero di risorse per quanto riguarda carne e pesce. Ok, frutta e verdura comunque ci stanno pensando i nostri contadini. Direi di iniziare a mettere giù la casa del guaritore. La casa del guaritore che potrei magari fare qua. Che anche tra l'altro bella grossa, mamma mia. Ok, di argilla in realtà già ne abbiamo a sufficienza per farla la casa del guaritore. Potrei metterla così, sì. Dai, qua mi piace. La mettiamo assolutamente così e a questo punto andiamo magari a togliere. Ce ne serve 160. Sì, per il momento nella cava li posso togliere perché tanto non ce ne serviranno più. Così. Quelli liberi vanno a fare un po' di risorse e iniziare a mettere un costruttore che almeno inizia un po' a costruire. Vedete, almeno gli alberi li prende, tira via un po' di legna e un po' di cose utili. Ok, dai. Casino che ci serve anche uno sbotto di minerale. 290 e 390 di pietra. Grosso problema è anche quello, ragazzi. È veramente un bel problema. Qua in realtà ce n'è un bel po' di roccia, di minerale e roccia da prendere, ma come detto, non è che sia così semplice, così veloce soprattutto. Ok, prova a dargli la priorità per far raccogliere risorse nella speranza che riescano a fare il tutto. Intanto noi comunque ovviamente andiamo avanti a fare le nostre cose per quanto riguarda la preparazione all'inverno. Dai, però un po' di pietra, iniziate a portarmela su, anche l'argilla ce l'avete. Manca un po' di pietra, un bel po' di minerale. Speriamo poi riescano a fare. Officina del tessitore. Ah, perché in realtà ho finito il lino. Ok. Vabbè, comunque abbiamo 20 vestiti, quasi 19. Quindi anche il tessitore direi che lo possiamo tirar via. Così da avere tre persone che vanno in giro a far materiali. Ok, speriamo che si spiccino. Vediamo un po'. Sì, stanno andando in giro a farli, eh. Più vedere quanto impiegano, ragazzi. Ok, allora, speriamo che adesso questi riescano a raccogliere un po' in fretta il tutto. Anche, mamma mia, di nuovo temporale, ragazzi. Ecco qua, porcaccia la miseria. Spegnete subito il magazzino proprio. Puzzolina. Meno male che l'hanno spento in tempo, ragazzi. Mi sta anche bruciando il capanno. Meno male che anche qua l'hanno spento subito. Ok, abbiamo avuto due edifici in fiamme, mamma mia. Ci siamo vista brutta, però siamo riuscite comunque a salvarci la coratella. Ok, qua hanno portato quasi 200 tronchi. In realtà ne mancano ancora un fottio. Ci manca anche un fottio di minerale. E io più che metterne 3 a raccogliere liberi che raccolgono risorse, non so che fare. L'unico è fare quello. Per forza di cose. Persone inattive 0. Ok. Salvataggio. Persone affamate 0. Ok. Qui abbiamo in realtà 24 persone nel nostro villaggio. Non è comunque male, ragazzi. Non è assolutamente male. Qua come sta andando il raccolto? Sta andando molto bene. No, questo è il guaritore. Le patate. Ok. Anche queste direi che stiamo andando bene, ormai le abbiamo raccolte tutte. Cioè le abbiamo piantate tutte, poi adesso dovremmo andare a fare il nostro bel raccolto. Anzi, lo sta già facendo, peraltro. Ok. Qua le mele manca ancora un pochettino, ma spero che comunque riescano a farlo. Il problema è che mo sono senza pietra, senza minerale.
Ok, argilla gliel'ho portata tutta, quindi ha tutto quello che gli serve. Va bene. Non so neanche io se mettendo gli altri costruttori velocizzano il recupero di risorse oppure no. Questo sinceramente non lo so. Però non credo, penso che solo le persone libere vadano a prendere i materiali. Proviamo eventualmente, tanto comunque ne abbiamo. Proviamo a mettere quattro costruttori. Ok, abbiamo un bambino che è diventato nel frattempo adolescente. No, infatti vedete che iniziamo a avere persone inattive. Perché il costruttore lavora solo nel caso ovviamente c'è da costruire. Però credo che non vada a prendere le risorse. No, infatti abbiamo tre persone inattive, niente. Allora, tiriamole per il momento via tutte. Lasciamo 4 persone libere e lasciamo 4 appunto andare a prendere un bel po' di roba. Anzi, io magari farei così, ne metterei 4 qua, andrei a togliere un altro cacciatore, che tanto carne ne abbiamo a fiumi. E direi di fare così. Bene. Così abbiamo 4 persone nella casa forestale, che sarebbe poi quella che abbatte e pianta gli alberi, quindi che ci permette di raccogliere legna. In realtà non è che ce n'è tanta di legna qua attorno. Vediamo cosa riesce a raccogliere. Qua ce n'è. Beh, oddio, tronchi non si è messi malissimo, eh. Ci manca più che altro pietra e minerale. Al momento. E dovrei poi anche fare la scuola, ma anche quella non è una cosa così semplice. Perché anche quella ci richiede veramente, veramente un casino di materiale. Il capanno, ok. Va bene. Li vedo che continuano a tirare giù alberi, ottimo. Va bene, dai. Vedete di fare un po' di legna in fretta, ragazzi. Vedete qua i boscaioli che tirano giù alberi come se non ci fosse un domani. Tirando giù di tutto e di più. Il problema è che se non mi pigliate il minerale e la roccia. Ah no, ok, un po' la stanno prendendo. Adesso la roccia siamo a 104. Minerale 162. Ok. Il bambino è morto durante il parto. Che palle. Potevamo essere 25, invece no. Siamo sempre 24. L'edificio è quasi pieno. Quale? Casa piccola questa? E vabbè, quando è pieno fammi un fischio, no? Che ti devo dire? Cosa vuol dire sta cosa? L'edificio è quasi. Ah no, che il fienile è quasi pieno. Azzo. Ah, eh sì, eh sì. Beh, vabbè che tanto adesso dovremmo consumare anche un po' di risorse, sia per quanto riguarda il cibo e. Beh, adesso addirittura cibo ne abbiamo fin troppo davvero, ragazzi. Cioè, tiro via un altro arciere e tiriamo via anche un pescatore, dai, così. Cerchiamo di fare un po' più di roba. Adesso ne abbiamo fin troppo, addirittura ho già il magazzino pieno. Cioè, pesce 2125, mamma mia. Poi in più, tra l'altro, adesso avremo anche le patate e le mele. Ok, qua hanno quasi finito di raccogliere. Ok. Dai, su. Su. Allora, un costruttore lo metto comunque. E così il costruttore, man mano che fanno risorse, le andrà a portare direttamente alla nostra bottega del guaritore. E che ci manca? Beh, sui tronchi ci siamo quasi, ragazzi, con i tronchi. Quello che ci manca tanto è minerale e roccia. Là, lo sapevo. Capanna del boscaiolo, muovetevi a spegnerla. 4, 5, 6. Devono arrivare a 20 i secchi d'acqua.
Dai, spicciatevi. Ok, qua sta bruciando la stia, ma questa non me ne può fregare di meno. Pure questa in fiamme. Ah no, ok, l'hanno già spento. Ok. Meno male, meno male. Non sembra che ci siano stati comunque morti o danni. Quantomeno danni irreparabili. Ok. Niente, qua iniziano a esserci le condizioni avverse, per cui tiriamo via queste due figure. Tanto patate, mele, qualcosina abbiamo fatto. Le patate se le sono già mangiate al volo proprio. Le mele ne abbiamo ancora 71. E abbiamo no, limite di risorse no, mi devi dare questo, ok. 7 persone libere, quindi in realtà potrebbero anche spicciarsi. Ok, tronchi abbiamo quasi fatto 450, anche minerale vedo che sta salendo, come anche la pietra, ottimo. Dai così. Bene, bene così, ragazzi. Ci siamo quasi. Vediamo se riusciamo almeno a fare questa bottega del guaritore. Chi lo sa. Ci spero. 4,23 i tronchi. 4,25. L'argilla c'è, manca minerale e pietra, ok. Bene, minerale non tantissimo, un centinaio ne mancano, pietra invece decisamente di più. Boh, speriamo lo stesso che riescano a fare qualcosa, ragazzi. Che se no la vedo dura. Cogli pietra e raccogli minerale. Allora, pietra ce n'è in giro. Vediamo. No. Che ho pietra. Mi sa che ho raccolto. Ho già messo a raccogliere tutta quella che si poteva. No, niente. Va bene, invece il minerale. Come siamo messi? No, niente neanche di qua. Quindi boh, spero che lo prendano comunque. 200, dai, ci mancano 90 di minerale. Quello che ci manca un casino, la pietra. Sì, si sta salendo, ma veramente a fatica. Dovrei fare una cava di pietra. Problema che anche quello impiega veramente un sacco di tempo. Più che altro perché la cava di pietra richiede tanto. Richiede veramente tanto, ragazzi. Cava di pietra 5,10 addirittura. La miniera, ok. E richiede troppo. Per il momento purtroppo ancora non possiamo farla. Però comunque intanto la bottega del guaritore l'abbiamo presa, ok. Cioè quantomeno l'abbiamo posizionata. E direi che ci siamo. Qua vestiti ne abbiamo 15 e va benissimo. Le case sono già ormai tutte piene. Ok. Adesso abbiamo l'inverno dove quantomeno, ragazzi, non ci saranno più temporali. Ok. E ho idea che per minerale e pietra, ragazzi, ci vorrà veramente, veramente un sacco. Allora, qua boscaiolo io ne metto solo uno. E riprendo magari a mettere quello che fa il carbone. Sì, perché dato che siamo in inverno, ragazzi, pensiamo un attimino anche al riscaldamento. E magari uno lo metterei anche come boscaiolo. Dov'è che era la capanna? Capanna e boscaiolo. Ah no, in realtà c'era già uno. Ok. Qui abbiamo 9 persone libere addirittura, ragazzi. Mamma mia.
13 vestiti. Abbiamo ancora 54 strumenti di qualità e quindi per il momento direi che strumenti ne abbiamo un fottio. 262. E sono veramente, veramente lenti a costruire questa. Però io rimango fiducioso, spero che prima o poi ce la facciano. Vedremo ragazzi, vedremo. Ormai quasi 200 la pietra. Vabbè, in realtà il minerale l'ha quasi preso tutto, 2,90 e 2,72. Quindi il minerale manca poco. Ok, vai che l'hai quasi preso tutto. Ok. Tiriamo un attimo questa. 2,89, dai, per uno di minerale. Accattalo su così almeno vi concentrate solo sulla pietra, ragazzi. 3,90. E noi ne abbiamo 200, ce ne mancano 190 di pietra, mamma mia. E non sono pochi, eh. Ok, 2,90 siamo a posto. Quindi minerale, legno e argilla ce l'abbiamo. Ci manca solo la roccia. Ho una persona inattiva che penso sia il costruttore, quindi la togliamo. E gli andrei magari a rimettere un cacciatore che vedo inizia un pochettino a scendere. Andiamogli a rimettere anche il pescatore. Ok. 2,26. E poi il prossimo passo, ragazzi, pensavo sinceramente alla scuola. Perché come sappiamo anche la scuola ci serve molto, perché permette ai coloni anche di essere molto più produttivi poi quando diventeranno adulti. Invece se li lasciamo ignoranti come le capre, lavoreranno anche molto meno bene. La scuola in realtà richiede meno della bottega del guaritore. 3,90 legno, 200 di pietra, 70 di argilla e 230 di minerale e 130 di fieno. Sì, non è tantissimo, però ovviamente dobbiamo aspettare assolutamente che finisca prima di fare questa cosa qua che stiamo facendo, ovvero la bottega del guaritore, se no non ce la facciamo più. Niente. Niente, niente. Ecco, qualcosina di pietra la prende, ma veramente poco, ragazzi. Rimettiamo il costruttore. Ok. Beh, dai, però direi che non sta andando affatto male, ragazzi. Non sta andando affatto male. Il magazzino adesso, avendo consumato un po' di... Non era questo, quale che era? Magazzino di fienile. Avendo consumato in realtà un po' di roba, mi sta iniziando un po' a scendere come capacità. Però, vabbè. Dovremmo tirare avanti ancora un po' con questo fienile. Perché deduco che anche quello ci costi un fottio. Vediamo se lo trovo. Magazzino, fienile. No, bene, neanche tanto. Dai, 90, 40, 20, 10. Pensavo sinceramente molto molto di più. Qua pietra non ce ne manca tantissima. Vediamo se riusciamo a vedere almeno la struttura del guaritore completa. Anche perché così metto già un guaritore dentro a lavorare. E direi che sono a cavallo, ragazzi. La carne adesso è iniziata a scendere parecchio. 5,60, sì. Decisamente.
Però vabbè, vediamo, poi magari si ripiglia. Dai, che ormai sei a 3,40. Ok, allora un altro adolescente intanto è cresciuto ed è pronto a lavorare, quindi abbiamo un altro lavoratore in più disponibile, ottima cosa. Pensiamo così adesso a 8 persone libere e ne abbiamo 23 che possono lavorare in totale. E appunto iniziamo sicuramente a ragionare. Qua in realtà avrei potuto provare a fare un altro raccolto, però vai, preferisco iniziarlo tarda primavera. Ah no, beh, a parte che qua, scusate, io ero andato avanti veloce col tempo. Potrei anche rimettere un po' di contadini intanto. Sì, rimettili, vai. È vero, non ci pensavo più di nuovi raccolti. Caccia la miseria. Ero concentrato sul staccavolo di botteghe guaritore. Dai che ormai hanno finito, siamo a 373 di pietra. Dobbiamo arrivare a 390, per cui ne mancano veramente, veramente pochi. Così ho raccolto un bel po' di risorse. Me l'hanno tra l'altro adesso ho prese quasi tutte quelle che avevo selezionato. E quindi poi dovremo assolutamente fare anche la cava di pietra. Vai, 9 pezzi di pietra. Adesso ne abbiamo 27, perfetto. Mancano in realtà solo 9 e direi che siamo a posto. Allora, dato che siamo all'inizio dell'estate, io andrei a togliere magari questo. Aspetta, vai un po' tranquillo col tempo, ok? Perché sennò ci passa via tutto troppo in fretta. Allora, toglierei questo e va bene. Cosa potrei fare scorta adesso? Potrei comunque sempre metterne. Vediamo qualcuno di qua. Magari ne mettiamo. Sì, mettiamone tre, dai, va. Ok, qua sono già al massimo. Mettiamo qualche altro arciere. Così almeno ci siamo. Ok, qua in teoria dovrebbe. Beh, un pezzo di pietra, dai, su. Metti a portare sto pezzo di pietra. 4,94. Anche perché poi appunto mi interesserebbe costruire un altro fienile. Ok, abbiamo tutte le risorse, lo devono solo costruire. Perfetto, perfetto. Benissimo. Allora, già che siamo qua, però io inizierei anche un po' a fare qualcosina a livello di strada, dato che fino adesso insomma ho lasciato un po' quella che c'era e va bene. La farei magari fino a qua. Ok. Ah sì, qua mi devono togliere un po' di arbusti, va bene. E andiamo anche a collegarla qua alla miniera, magari. La farei così. Ok, me la puoi collegare così, così, così. Ok, allora, ho messo anche tre costruttori qua, così almeno tanto ormai i materiali li hanno, devono solo costruire, quindi così si spicciano a costruire. Qua la strada l'abbiamo messa a fare, per cui anche qua poi andranno a costruirla. Qua in realtà c'era già la strada, sì. C'era già su tutto, qua devo continuare a tirare giù alberi, ottimo. Adesso vedo che la carne inizia un po' a scendere. E quindi non appena finisco di costruire qua, magari andrò a rimettere anche un po' di cacciatori. Questa cosa che è? Tortino di pesce. Non male. Dovrei poi anche fare il mulino per utilizzare la farina e di conseguenza anche il riso, anche quello non sarebbe male. Sì, la carne scende sempre un po' di più del pesce. Adesso abbiamo 7 arce... 7... Io li chiamo arcieri perché c'hanno l'arco, 7 cacciatori. Abbiamo 6 pescatori. Ok, dai, spicciatevi a costruire sta roba. Qua come stiamo andando? Dunque, sì, qua stiamo andando bene. Qua pure, ok. Sì, dai, direi che stiamo procedendo. Beh, iniziamo un po' a ingrandirci, col villaggio. Direi che non è male. Non è assolutamente male. Abbiamo la nostra casa forestale. Ok, guardate qua che bello anche la costruzione. Impalcatura, come comunque realistico alla fine, come costruivano una volta le case. Erano tutte a impalcatura, chiaramente. Non è che c'erano i ponteggi di oggi per andare sui tetti, quindi è tutto ricreato veramente molto bene. Guardate lì la struttura, lo scheletro del tetto. Bellissimo. Peccato che è notte, porcaccia miseria. Tanto sta bottega del guaritore è una roba enorme, eh? La faccia del cavolo. Vabbè,
Dai, che ormai l'hanno quasi finita. Qua risorse direi che stiamo bene. Io magari toglierei per il momento il boscaiolo, perché comunque adesso legna d'ardere ne ho un fottio, quindi per il momento tiriamola via. Ah, mi stanno costruendo anche la strada, perfetto. Un bambino è nato, un altro bambino, quindi siamo a 25. Vedete che qua la bottega del nostro guaritore è ormai completa. Dai, su che vi manca poco, su, su. Ok. Cavolo, sì, qua tutta la nostra stradina che stanno facendo, bene. Bene, bene. Dai, 57, deve arrivare a 60. Ormai ci siamo. 58, 59 e 60. Perfetto. Per guarire i paesani malati dovrei disporre di erbe per iniziare a guarire. Ok, allora rallentiamo un attimo il tempo. Intanto, scusa, fammi una cosa perché già che siamo qua. Allora, tirami via un attimo sti alberi qua davanti. Ok. Proprio davanti qua alla bottega, insomma, non mi sembra il caso. Ok, dopodiché a questo punto andrei a mettere un paesano come guaritore. Iniziamo magari a metterne uno e ne teniamo sempre. Vabbè, a parte che ho tre costruttori che li posso anche. Ne posso tenere uno solo come costruttore. Ok. Andiamo a mettere magari un altro cacciatore, ne rimettiamo 8. Perfetto, vestiti ne ho 10, ne ho ancora un bel po'. Va bene, mettiamone magari un altro alla cava di argilla, dai, così prende un po' di cose. Intanto andiamo avanti ad accumulare il legno per fare poi la miniera di pietra. Guardate qua la nostra bella casettina del guaritore. Volevo capire. Ah sì, vedete, inizia già a curare, stanno già scendendo le erbe. Porcaccia la miseria, eh sì. 58. Non so se poi scendono perché le ha portate dentro o se perché già effettivamente le ha utilizzate. Però direi che comunque adesso siamo tranquilli anche per quanto riguarda le malattie. Perché, insomma, con il nostro guaritore non dovremmo avere problemi di sorta. Io magari a sto punto andrei a rimettere anche l'erborista. Dato che abbiamo il guaritore, eccolo qua. Vediamo, erborista, sì, dai, mettiamo anche un erborista almeno. Andiamo ad accumulare anche un po' di erbe che a questo punto ci serviranno assolutamente per guarire i nostri paesani. Così almeno dovremo scongiurare malattie pesanti come la peste e altre malattie mortali, quindi non dovremmo avere grossi problemi. Va bene ragazzi, allora io direi che posso concludere qua anche questo gameplay dedicato a Forest Village. Abbiamo visto appunto la bottega del guaritore, abbiamo fatto questa cosa nuova. Naturalmente andremo avanti al prossimo. Vorrei appunto, come prossimi due obiettivi sono sicuramente la scuola e sicuramente la cava di pietra, perché ci serve enormemente, come anche poi la cava per il minerale. Sono tutte cose che abbiamo visto ci servono, però dovremo anche ingrandire il villaggio, perché penso che più di 25 paesani al momento con le case che ho non posso avere, quindi vediamo di stabilizzare un attimino la situazione e poi andare avanti anche a aumentare il numero dei nostri paesani. Mi raccomando ragazzi, non vi scordate i like per far proseguire questa bella serie e sostenere anche naturalmente tutto il canale. Condividete e soprattutto continuate a commentare e darmi un sacco di consigli. Da Forest Village direi che ci possiamo salutare, ci becchiamo al prossimo gameplay, ciao belli!